Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Settlements Rising, un gioco in uscita il 2 di ottobre, io lo sto provando a fine agosto e quindi non so dirvi ancora quanto costerà. Posso dirvi che è molto promettente, è già parzialmente in italiano, poi lo andremo a provare insieme e dall'uscita, quindi il 2 di ottobre, resterà in Early Access dai 6 ai 12 mesi, quindi nell'arco del 2025 dovrebbe uscire in 1.0. Da calcolare che in questa beta, la 0.3, non vedo niente di non giocabile. Ci sono in fase di sviluppo delle cose, quali l'officina delle armature, la birreria, la conceria, l'officina delle armi, le varie caratteristiche degli abitanti, le catastrofi, le malattie, delle colture e degli allevamenti, ma di disponibile vi faccio vedere tutto quello che c'è. Questo è, a grandi linee, a detta degli sviluppatori, mi hanno scritto, un mix tra un Banished e Farthest Frontier. Si può iniziare rapidamente con le impostazioni predefinite o andare a scegliere a mano la difficoltà, che riguarda la dimensione della mappa, quante montagne, foreste, grotte degli orsi, tane dei lupi, animali selvatici, le rocce, depositi di carbone, oro, ferro, le fonti di pesce, bacche, cose varie, e anche le carte, perché c'è una meccanica, dovrebbe esserci anche delle meccaniche di carte di potenziamento, quindi andare a scegliere, ma non ne abbiamo. Iniziamo una nuova partita in sopravvivenza, lo proviamo insieme perché non voglio prepararmeli prima questi giochi, li proviamo insieme e vediamo un po' la bontà della traduzione in primis e del gioco e dopo. Allora, la grafica è carina, calcolando che vedo già una divisione in quadretti che generalmente non mi fa mai impazzire, però prestiamo attenzione agli animali predatori perché dobbiamo mettere un punto di inizio e quindi io darei un'occhiata principalmente all'accesso all'acqua e poi alle risorse. In questo caso vediamo che abbiamo dei funghi, del carbone, vedo del ferro probabilmente, quindi io direi che una parte ideale, che poi ci dà anche copertura da un lato, io la metterei qui. Costruiamo il centro della città qui. Abbiamo già un po' di gioco d'azzardo. Ok, abbiamo una carta, abbiamo anche le percentuali di trovare le carte e anche la fortuna che possediamo. In questo caso ne abbiamo trovato questa carta qui, che è tasso di produzione di maglie, ma non la possiamo usare subito, dura 8 anni. Io rilancio, ne chiedo un'altra, abbiamo 75 di legno, questa la possiamo usare, quindi io la prendo subito. Perfetto. E qua spariscono i quadretti, sparisce tutto e si gioca. Allora, il gioco non mi spiega assolutamente nulla, quindi cercheremo di capire. Col tasto spazio mettiamo in pausa, se no andiamo uno per. E abbiamo il nostro deposito e stanno costruendo. Quindi tecnicamente qua vediamo che cosa hanno. Si stanno prendendo tutte le maglie, tutti gli utensili, i cappotti e le scarpe. Quindi bello perché ci sono tutte le parti di abbigliamento. Abbiamo le materie prime e stanno costruendo già il centro cittadino. Io non so se adesso il tutorial ci darà una mano, ma inizierei a guardare la costruzione, che abbiamo le varie cose. Non aggiunge nulla di nuovo al genere, ma per chi magari ha già spolpato un gioco di questo tipo, quale Banished o Farthest Frontier, che ultimamente è stato aggiornato molto e credo sia vicino, se non quasi giunto, alla 1.0, e magari dopo averlo finito, dopo 30-40 ore, ha voglia di cominciare un qualcosa di diverso. Ricordo c'è anche Fabledom, che è molto bello. Questa è la classica raccolta delle risorse, quindi io posso dire ai miei cittadini di andare a raccogliere alberi, quindi tronchi, non so come. Raccogli nell'area target, annulla, left shift, ok. Ah ok, sì, compare il simbolino, è piccolino, ma gli dico raccogliete sta roba, che poi è solo il legname. E qua abbiamo la costruzione di strade, qua abbiamo i lavoratori che sono 8 e li vediamo qui, abbiamo 2 costruttori e 8 lavoratori e poi li specializziamo, come succede anche in Manor Lords, quindi è molto carino perché le professioni sono tante, sono parecchie. Il lavoratore generico è quello che fa tutto il resto, insomma.
abbiamo costruito, dobbiamo costruire delle case, immagino ci stia dicendo, quindi devi costruire le case per il villaggio, quindi è già andato a costruirmene, a darmi l'input. Io non so quanto occupino le case, non mi dice quante costruirne, io ne faccio un po'. Come dice che c'è un fungo, vabbè, rimuoviamo il fungo, che ti devo dire, che si rimuove il fungo. Ne facciamo tre e voglio provare anche la strada. Vediamo un po' la strada sterrata, la strada di pietra. No, ci serve il centro cittadino di livello 2, quindi non lo facciamo. Facciamo questa cosa qui. Cerchiamo di farla abbastanza in ordine al momento. È brutta la divisione in quadrettoni quando costruite, ma per il resto non è male. Tra l'altro si vede anche che ha piovuto, si vede che un pochino riflette un pochino la luce, per quanto sembra un plastico, però... Va bene, dai, non... Ok, diamo un'occhiata poi pian piano a tutto, qua stanno costruendo. Allora, vediamo un attimo. Qua abbiamo le risorse, sì, che è al tasto M. Abbiamo le carte di potenziamento che non abbiamo. Abbiamo l'elenco degli abitanti. E qua ci sono... Stanno ampliando questa zona qui. Quindi abbiamo la professione, il QI, l'intelligenza, insomma. L'istruzione bassa, malattia nessuno, costruisce la strada, ci dice quello che sta facendo... E è un laboratorio di mezza stellina su 5. Va bene, questo è... Ah, aspettate, c'è un tastino qua sotto. Allora, intanto elenco edifici, abbiamo il centro città, abbiamo l'elenco abitanti, io clicco su uno, vediamo, mi dà posto di lavoro, servitante affetto da un... Ah, questo poi è il bug. Ok, traccia le connessioni con gli abitanti. E penso non sia ancora... Va bene, laboratorio inattivo. Dai, costruite. Volevo dargli anche l'incarico di scavare. Quindi io, se faccio raccolta delle risorse, posso dirgli di raccogliere la pietra. Perfetto. C'era anche dell'altro qua. Credo ci fosse questo. Che però mi servirà una cava o qualcosa per ottenere la pietra. Però intanto credo mi serva solo la pietra per la costruzione che sto facendo. Quindi facciamo. Allora, intanto qua mi dice carenza di alloggi. Sì, sì. È necessario costruire almeno 5 ulteriori case. Ok, quindi ne dobbiamo fare 5, perfetto. Allora, costruisci, vedete che abbiamo gli alloggi, casa di livello 1, casa di livello 2. Credo cambino anche i bisogni dopo. Requisito città di livello 2, no, ok. Allora, 5 case abbiamo detto, quindi adesso ne abbiamo fatte 2, 1, 2, 3, ne abbiamo una sola. Quindi facciamo la 1, 2, 3, 4 e la quinta la mettiamo qui. No, io... la mettiamo qui, va. E la strada la continuiamo così. Poi qua rimane spazio per qualcos'altro, insomma ci metteremo magari il pozzo o qualcosa. Possiamo anche accelerare 4x, così vediamo il proseguio del... Vedete qua il cibo è esattamente come Fates Frontier. 4 mesi di cibo si deterioreranno nell'arco di un anno, quindi dovremo fare né più né meno quello. Alla fine sarà da vedere sul lungo periodo che cosa cambia. Allora abbiamo, ci sono costruzioni in attesa di risorse ma non abbastanza pietra, pulisci da alcune piccole rocce, perfetto, è quello che sto già facendo, quindi lui mi mette già qui, mi dice vai prendi le pietre, io gli dico prendete le pietre, e vedete che qua mi ha puntato sia l'albero che l'altro, quindi gli dico di annullare con lo shift e riassegno, no, annullo e escludo l'albero. Quindi mi ha preso solo la pietra. Quindi adesso loro stanno prendendo, e io direi anche di fargli abbattere un po' gli alberi qui, così facciamo un po' di spazio. Perfetto. Non abbiamo molte persone, ma questa è la casa con 4 persone. Quindi vedete quello che stanno facendo. Stanno salendo anche di grado. E hanno l'inventario in casa, hanno della legna da ardere, hanno dell'acqua, il rifiuto, così. Mi chiederà anche di costruire probabilmente il pozzo, tra poco infatti sto lasciando questa parte anche eventualmente per il pozzo. E vediamo se le case le costruiscono. Sì, stanno pian piano costruendo tutto. Vediamo un attimo quanto occupa il pozzo. Abbiamo i depositi, depositi all'aperto, produzione alimentare, quindi capanno di raccolta, capanno del cacciatore, di pesca, è sempre questo insomma. Il pozzo dell'acqua non occupa neanche tanto, quindi lo piazzo qua. E so già che me lo chiederanno. Comunque, stiamo costruendo anche la seconda casa. È carino perché sono diverse.
Cioè, sono tutte diverse queste case. È bello come cosa. Non apprezzo molto in questi giochi la geometria, cioè il fatto che siano comunque tutte schematiche, la strada non sia come Far Cry Frontier, perché in questo quel gioco è eccezionale, cioè partite da un territorio brutto, incolto, brullo, fino ad arrivare a una mega città medievale con le mura, con tanto di mura, e cambia il colpo d'occhio. Però adesso vediamo, gli facciamo completare questo. Abbiamo mancanza di cibo. È necessario costruire capanno di raccolta, caccia o pesca per fornire. Ok, allora vediamo un attimo subito. Il cibo, risorse, taglialegna, no, produzione alimentare. Io faccio il capanno da pesca e mi dice quello che posso trovare. Allora, qua c'è... No, ci sono radici, ma io credo di poterlo piazzare... sì, deve esserci il... c'è un laghetto qua però. Vediamo se il laghetto va bene, ma potrei anche solo pensare di farlo così. No? No. Non piace. Non piace. Così? No, me lo lascia fare perché... Non ha accesso al mare. Questo cos'è? No, non me lo lascia mettere in nessun modo. Adesso ci studiamo. Me lo fa fare qua. Vabbè, è un fiumiciattolo da niente, ma vedo se posso annullarlo. Annulla la costruzione. Voglio provare a fare qualcosa di più. Metto in pausa, così almeno non perdiamo tempo. Questo me lo fa fare? No. Vediamo da qua. Però vedete che c'è... Qui? No. Vedete, vuole essere tutto geometrico, ma il mondo non è geometrico, quindi non me lo fa mettere. Mannaggia te. Non posso neanche dirgli di esplorare, perché... Ma forse qua si presta bene. È piano. Niente, me lo fa mettere solo qua. Perché probabilmente c'è anche la risorsa pesce, quindi me lo fa mettere lì. Fatelo lì allora. Che vi devo dire? Allora, fate la strada, vedete la strada non è per niente bella, a me non piace fatta così. Arriva fin qui, tanto collegala lì e poi collegala anche da qua. Perfetto, quindi pietra insufficiente e produzione alimentare. Ok, no, niente, dai, continuate, ma io vi ho detto prima, scavate questa. Ah, non la scavano più, perché? Vabbè. Roccia. Anche qua è pieno di roccia, dai, prendetela. E facciamo anche un capanno della raccolta, magari. Non so, adesso le case sono a posto, vedete che è più bello a tempo 1, perché comunque va tutto più lento, sono tutte diverse. No, 4 case, no, ne manca comunque una, manca un sasso per fare una casa. E stanno anche finendo il pozzo, quindi... Non so quando arriveranno le carte. Dopo 15 nascite di bambini o immigrazioni verranno pescate in altre carte. Ok. Siamo a meno 1 gradi perché siamo a novembre. Intanto diamo un'occhiata anche qua in alto. C'è il conteggio della popolazione. Abbiamo lo stato di felicità, lo stato delle malattie, la possibilità di raid quest'anno. Quindi diventerà anche un tower defense. Le risorse. E basta. Bisogna vedere quanto sarà stratificato a livello di gestione degli eventi con altre persone, altre civiltà, altri villaggi presenti sulla mappa, e onestamente non so se questi ci sono al momento. Tra l'altro si sta anche innevando tutto, quindi sta scendendo la neve, quindi stiamo vedendo che si stanno imbiancando i tetti. Probabilmente gelerà e non avremo cibo e moriremo malissimo. Me la sono giocata veramente male. Ma anche la raccolta, cosa vuoi fare? Vediamo cosa c'è di produzione di cibo. Capanno del cacciatore, raccolta, pesca, campo coltivato, campo di bestiame, affumicatoio, mulino a vento, panificio, caseificio. Le risorse sono le solite. La conceria, la birreria non c'è, avevamo visto prima. I servizi, il cimitero. È indesiderabile, quindi non va messo vicino alle case. Decorazioni e di difesa abbiamo i muri. Si parte dal legno, la pietra, poi caserma, campo di tiro con l'arco,
Quindi secondo me qua avremo anche le risorse, e stanno le risorse militari, quindi convertiremo dei cittadini in acieri o guerrieri. L'officina delle armature e l'officina delle armi è in sviluppo, quindi bisognerà vedere. Non so se usciranno per il rilascio del gioco, vi dico, lo sto giocando a fine agosto, ma il gioco esce il 2 ottobre, quindi manca più di un mese. Allora, intanto qua è tutto innevato e non stanno più lavorando, e vorrei capire anche il motivo. Acceleriamo. No, stanno finendo qua. Stanno finendo l'ultima casa, quindi teoricamente dovrebbero avere tutti la... una casa, sì, infatti. Ora, il pozzo è quasi pronto. L'acqua non sembra ghiacciata, quindi produrranno comunque anche se questa ha più possibilità di ghiacciare di quella di là, ma non credo sia così realistico. E io finirei questo lavoro, no? Che ne pensate? In costruzione? No, posso dare la priorità al capanno da pesca, quindi finite prima il campo da pesca. Premo il tastino per metterlo in priorità, così almeno lo costruiscono. Fate una cosa, raccogliete anche questi sassi. I sassi diversi... Ah no, questo non è un sasso, è un cespuglio innevato. Ok. Stiamo finendo di costruire anche questo e quindi verrà teoricamente assegnato un pescatore. Eh sì, adesso vediamo, ma il capanno è costruito, quindi in teoria mi aspetto di vedere il pescatore. Infatti ne abbiamo uno, possiamo assegnarne massimo 3. Ovviamente se ne assegniamo uno togliamo un posto a un lavoratore, ma in questo caso io ne metto 2 perché il cibo non ne abbiamo tantissimo, quindi vai e produci cibo. Tra l'altro non abbiamo conservazione, quindi questo è bellissimo perché sta navigando su questa pozzanghera. 4 immigrati vogliono entrare, li accolgo senza problemi, però devo fargli una casa. Quindi andiamo a costruire la casa, poi basta però, perché siamo un po' troppi dopo. Questo, vabbè, gli lascio l'albero lì in mezzo così non dà fastidio. Sta passando anche l'inverno, questo si diverte come un pazzo a pescare in questo pozzetto. Però era l'unico posto, qua vabbè, tra l'altro anche un lago, non è un mare, non è un oceano. C'è altra roba qua che potrei fargli raccogliere, guardate quanta. E Bernardo è cresciuto fino all'età scolare, quindi potrà andare a scuola, ma non abbiamo le scuole. Quindi teoricamente servizi... Deposito del compost, molo commerciale, scuola, popolazione minima di 50, no, dovete restare ignoranti. Qua abbiamo il centro città che è possibile equipaggiare con delle carte ed è possibile anche livellare. E il livellamento mi chiede con il prerequisito della costruzione del guaritore, della scuola, del cimitero, del deposito del compost, del molo commerciale e una popolazione di 100. Quindi arrivo prima a 50, mi faccio la scuola... E poi inizia a farmi tutto il resto. Quindi è una cosa così per gradi. È necessario un deposito. Stoccaggio limitato. Perfetto. Facciamo il deposito. Il deposito lo piazziamo qui. Fuori, appena fuori città. L'entrata. Mettiamo qui. In modo che i cittadini. E questi. No, sono tutti abitanti. Ok. Ma dove sono? Ah, stanno scavando là. Giustamente. Io do gli ordini e me ne dimentico completamente. Adesso. Abbiamo questo. Io vi dico la verità, non è che sono diciamo super eccitato dal gioco, dico la verità. Tra l'altro ho fatto anche male i conti perché la strada qua non va di là. Non è che non sono eccitato, semplicemente super eccitato e semplicemente perché è qualcosa che comunque ho già visto, che si gioca già in altri... Tra l'altro... Vabbè, sembrava ci fosse spazio per le strade, invece non c'è. Dicevo, non è nulla di nuovo sotto il sole, senza dubbio. Ovviamente, per chi ha già spolpato gli altri giochi, questo gioco è un altro gioco che secondo me sembra fatto bene. È lodevole il fatto che adesso, ancora prima dell'uscita, sia già in italiano. Non che serva molto in giochi di questo tipo, però c'è chi lo apprezza. E sarà da vedere come lo porteranno avanti, perché... È un gioco che è in beta, è in 0.3, può prendere veramente qualsiasi direzione. Poi è vero anche che ci sono stati giochi che avevano ancora più funzioni, la mappa, le interazioni, la diplomazia, già
nella beta già prima di uscire, è vero, però bisognerebbe dargli tempo e questi sono i giochi in cui bisogna sfruttare anche l'occasione del contatto con gli sviluppatori, nel senso che tanti giocano ma non contattano, non scrivono, e tanti di questi ascoltano e inseriscono caratteristiche, accettano le critiche piuttosto che le nuove idee, quindi bisogna comunque anche farsi sentire, insomma, e proporre le cose. Allora, ci mancano 1,4 mesi di serve di legna da in assenza di legna, si ammalano e muoiono. Ma noi non vogliamo che questo succeda, vero? Allora, io seleziono, tolgo, vabbè, lo metto le rocce, tanto tagliate tutto, operazione asfalto che ride, tagliate tutto. E poi ci facciamo anche una bella capanna di produzione alimentare di raccolta, perché qui c'è il una bella zona dove raccogliere, sì, la mettiamo qua, che mi piace di più, che raccoglie anche tutta questa roba qua. Bene, e assegneremo anche un lavoratore lì. Abbiamo degli immigrati, quindi io adesso aggiungo un pescatore, che tra l'altro sono tutte queste, più queste, più queste, eh? Cioè, di professioni ce ne sono. Non è che sono una l'evoluzione dell'altra, almeno credo, perché... Eh no, c'è il casaro, il carpentiere, il berraio, il saponaio, ma ce ne sono tante. Poi graficamente è molto, non so come definirlo, voxeloso, no? Ma neanche, è un... Beh sì, in effetti. 2 mesi di riserve di cibo, sì, ma adesso ci lavoriamo. E mettiamo dei più raccoglitori, massimo 3. Quindi vanno e raccolgono la roba, quindi dovrebbero... abbiamo 2 mesi di cibo soltanto. Speriamo di ottenerne altro, perché sennò qua finisce per ricominciare. Questi qui stanno pescando, 3, pescano, Antonio, Rachele, Gabriele. Cioè hanno proprio i nomi italiani, traduzione. Finora la traduzione nulla da dire, Cioè sono tradotte anche le news all'inizio del gioco, quindi non ho di che lamentarmi. Comunque quando avremo... Adesso qua vedete che abbiamo bambini 3, ragazzi 3, età media 22 anni, adulti 17, popolazione 23, alloggi 24. Quindi abbiamo ancora spazio per una persona, dopodiché dovremo costruire altre case, ma le case le stiamo costruendo. Dovrei pensare a qualcosa di più, diciamo, utile per loro, ma non il taglialegna magari. La legna da ardere, e questa è esattamente la meccanica di Farthest Frontier. E bisogna anche calcolare che adesso sta tornando l'inverno, quindi noi non abbiamo abbastanza vestiti pesanti per tutti. Il capanno di raccolta è fermo, ma probabilmente perché d'inverno non raccolgono. Ah no, avevano l'inventario pieno, ma portano qua e buttano tutto qui, dove magari d'inverno non marcirà, però... Siamo già il 28 di dicembre, siamo a meno 8 gradi, quindi insomma, però il cibo lo abbiamo fatto e siamo a posto per 6 mesi. Ragazzi, io qua salverei la partita, vi invito se... Modalità stream è spento. Sono un pirla perché dovevo accenderlo e adesso magari mi bannano il video. Comunque ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco e scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se lo acquisterete o meno, poi lo valuteremo anche in base al prezzo a cui uscirà. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!